Nelle ultime ore abbiamo assistito ad un ribasso significativo in tutto il settore tecnologico, con alcuni titoli dell'intelligenza artificiale che sino ad oggi erano trainanti per le sovra performance dell'intero listino, perdere parecchio. Basta guardare Nvidia, che in una sola seduta ha perso quasi il 10%, AMD il 5%, Meta il 4%. Ma Sta cambiando qualcosa nell'aria o si tratta di ritracciamenti fisiologici e quindi occasioni a breve da cavalcare sul mercato? Ne parleremo all'interno di questo video, clicca il tasto mi piace se vuoi supportare il mio di lavoro qui su YouTube e iniziamo subito. Dopo le vendite importanti di venerdì, la domanda che in tanti si stanno ponendo è del tutto lecita. Vi dico già che possiamo stare tranquilli che in realtà non è cambiato nulla nel settore dell'intelligenza artificiale, semplicemente i mercati fluttuano nel tempo. tiempo. Ne avevo già parlato nei miei video precedenti, gran parte di questi titoli legati proprio all'intelligenza artificiale, guidati dalle mode di Breve, stavano decisamente scambiando al di sopra del loro valore intrinseco e come sempre accade nel mercato, quando un titolo si trova decisamente sopra il suo valore intrinseco, come una molla tirata per intenderci, prima o poi tende a ritornare nell'intorno del suo valore mediano. Questo accade quando ci sono notizie di Breve che smuovono le emozioni degli investitori. Questo accade quando il mercato si trova in piena fase correttiva, Proprio come è accaduto in queste ultime giornate di contrattazione. Guarda questa foto. Esisteranno sempre fasi di premio così come fasi di sconto per qualsiasi azione nel tempo. La cosa importante è riuscire un minimo ad inquadrare, margini d'errore compresi, i momenti più opportuni per evitare di fare disastri in portafoglio. Ho visto molti analisti considerare Tesla sconto solo perché aveva perso dai suoi massimi il 15-20%. Beh, chi ha avuto questa visione un po' semplicistica oggi soffre non poco. Tra l'altro ne avevo parlato proprio di Tesla nei miei video precedenti che trovi qui sul canale quindi iscriviti per non perderti anche altri video. Oggi ti dico la mia Tesla sta raggiungendo a breve quello che è il suo valore intrinseco e solo su determinati supporti chiave diventerebbe interessante l'ate investing. Tornando a noi, questo ribasso sul settore dell'intelligenza artificiale e settore tecnologico inoltre è stato accompagnato da una normalissima rotazione settoriale che da sempre ci accompagna nei differenti cicli economici. Mi spiego meglio. Guarda questa foto, fa riferimento a cosa è accaduto in termini di performance per ogni singolo settore proprio venerdì. Se noti effettivamente il settore dove ci sono state le vendite più importanti è stato proprio il settore tecnologico, a favore di settori invece che hanno realizzato performance positive. Come, ad esempio, il settore degli industriali, i finanziari, gli energetici e anche i difensivi. Se siete attenti sui mercati avrete notato che proprio in quest'ultimo periodo avevamo vissuto una dinamica esattamente opposta, guidata anche dalle politiche monetarie delle banche centrali. È stato di gran lunga favorito il trend legato all'intelligenza artificiale e quindi il settore tech a sfavore di industriali, sanitari, difensivi e così via. Guarda, ad esempio, United Health, ottima azienda del settore sanitario ha perso quasi il 20% dai suoi massimi il suo valore intrinseco oggi te lo dico ruota intorno ai 560 dollari si trovava quindi in una sua primissima fase di sconto e ti mostra inoltre uno studio tecnico che avevo condiviso già in passato nel nostro percorso formativo che mostra tutte le aree chiave di riferimento riguardo il titolo se guardi con attenzione il grafico noterai come il titolo ha raggiunto la prima delle aree chiave importanti per poi rimbalzare in modo anche significativo proprio in queste ultime settimane Settimana. ecco individuare correttamente queste aree è un valore aggiunto importante che ti fa risparmiare rischio a mercato se sei interessato condivido questi studi settimanalmente incluso il mio approccio nel percorso formativo che portiamo avanti con il prof angelo ciaparella trovi il link per acquistare uno dei pacchetti in sconto qui in basso in descrizione ho imparato nel tempo che le occasioni migliori si verificano o durante le importanti fasi correttive del mercato o durante le costanti fasi di rotazione settoriale sono di norma gli unici momenti che mi permettono in qualche modo di acquistare a sconto a buon prezzo aziende valide. Ma ti faccio un altro esempio. Sto iniziando ad attenzionare anche proprio il titolo Nvidia. Dopo l'importante fase correttiva in corso, si sta riportando intorno al suo valore intrinseco. E sarà mia intenzione, non appena ritorna sulle aree di supporto chiave, che reputo appunto a sconto, ricomprarlo in ottica di investing, per mantenere il titolo in portafoglio per il medio e lungo termine. Ripeto, che nel percorso vede il mio portafoglio e avrà modo di vedere costantemente questi miei aggiornamenti. Warren dice sempre che bisogna essere Avidi, quando gli altri hanno paura. E in effetti è proprio così. Condivido le parole di Warren, avido sì, ma attenzione a questo concetto. Si ha paura quando i mercati crollano, quando i titoli perdono tanti punti percentuali. È fondamentale, però, acquistare aziende valide a sconto, non aziende mezze fallite solo perché hanno perso tanto. Per aziende valide, intendo aziende leader di settore, aziende che hanno vantaggi competitivi chiari rispetto alla concorrenza, aziende che hanno business scalabili, buon rapporto tra cassa e debito, soprattutto in un contesto. Di tassi alti, aziende che generano una crescita nei flussi di cassa e nel loro fatturato nel tempo. Se acquisti un'azienda spazzatura solo perché ha perso tanto, uno ci si dovrebbe chiedere perché ha perso tanto e non ha mai recuperato. Due: sempre spazzatura resta, salvo salvo rarissimi casi che sarebbe come fare se a supernalotto. Guarda questo grafico che ho preparato appositamente per voi. Mi raccomando, un like a questi video se ritieni questi contenuti utili. In obliquo e rosso ho messo la crescita potenziale del valore intrinseco di un'azione, valore che chiaramente varia da trimestre a trimestre per ogni singola azienda, in base ai dati e prospettive. Come potrei notare, il prezzo di un'azione nel breve è guidato dalle emozioni, dalla manipolazione di mercato e anche dalle notizie che portano il prezzo stesso a staccarsi sia in positivo che in negativo da quello che è il suo valore intrinseco nel tempo. Ecco, per intenderci, a me piace comprare aziende valide, iniziare a costruire Incrementi di posizioni multi-ingresso su aziende valide proprio durante le fasi di sconto, quindi durante la fase di paura di un titolo, ammesso che sia valido. Perché quindi Nvidia ha perso così tanto in poche ore? Semplicemente perché il titolo si trovava su valori decisamente al di sopra del suo valore intrinseco e come sempre accade, immagina come dicevo prima un elastico tirato, si può distendere, sì, ma prima o poi ritorna alla base o si spezza. Se si spezza sono puntini puntini, ma non è questo il caso. Oggi il valore intrinseco di Nvidia, ti condivido anche questo, ruota intorno ai 675 dollari. Ci stiamo molto avvicinando a questa soglia. Io mi sto già creando un mio piano di azione, che tene conto di esposizione massima totale sul singolo titolo, degli obiettivi architemporali e anche della mia propensione a rischio. Lavoro sempre con un piano multilevel perché nessuno credo possa avere la presunzione di azzeccare esattamente quali sono i massimi e i minimi di mercato. Ho parlato di un po' di concetti che reputo molto importanti per un investitore. Così come ho trattato un po' di studi relativi a diversi titoli, ho parlato di Tesla, di Nvidia e così via. Se ti stai chiedendo dove e come acquisto azioni in ottica di investimento, io personalmente utilizzo il nostro broker partner. Si chiama Scalable Capital e oggi offre le migliori condizioni sul mercato italiano attualmente presenti. Se vuoi approfondire il tema, puoi registrarti gratuitamente. Trovi il link qui in basso in descrizione. Signori, io vi ringrazio per l'attenzione, come avrete capito, ma sto benissimo, ho la voce nasale, ma ci tenevo a fare questo aggiornamento tecnico. Se questo video vi è piaciuto, cliccate il tasto mi piace e fatemi sapere con un commento voi, in tal senso, come la vedete e cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video hai trovato la nostra diretta interessante iscriviti al nostro canale youtube attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news grazie e buona giornata